Io mi chiamo Daniele, sono un giovane ricercatore nell'ambito dell'ecologia politica e lavoro per l'Università di Barcellona facendo appunto ricerca su tematiche che c'entrano con l'economia, con la sociologia e con l'ambiente e l'ecologia. Allora, i riciclatori informali sono dei lavoratori che lavorano, come dice il nome, nell'economia informale e che portano a casa la pagnotta, diciamo, frugando tra i rifiuti per trovare materiali riciclabili da rivendere all'industria del riciclaggio. Sono dei lavoratori che sono molto diffusi nei paesi e in particolare nelle città del sud del mondo. Ci sono stime che ci dicono che quasi l'1% della popolazione urbana in questi paesi lavora come riciclatore informale e solitamente lavorano riciclando materiali che trovano nelle discariche. L'azione dei riciclatori informali è molto importante perché dà un contributo concreto al riciclaggio, soprattutto nelle città, nei contesti urbani. Ed è molto importante soprattutto in paesi e in città di solito del sud globale in cui i sistemi di riciclaggio e di gestione dei rifiuti non riescono a gestire veramente un riciclaggio efficiente. I riciclatori, lavorando manualmente, andando a raccogliere i rifiuti riciclabili nelle discariche, spesso sono gli unici che fanno un'azione di riciclaggio e a volte lo fanno in maniera più efficiente anche di sistemi di riciclaggio formalizzati, per esempio in alcune città europee o degli Stati Uniti, per cui hanno un impatto molto importante nella lotta al cambiamento climatico e nella difesa dell'ambiente, perché vanno a riciclare rifiuti che se no di solito sono bruciati o sono sotterrati, insomma, sono gestiti in maniera più dannosa per l'ambiente. Purtroppo i riciclatori informali spesso non vengono riconosciuti per quello che fanno, anzi, spesso vivono e lavorano in condizioni di lavoro molto, pericolose e dannose. In secondo luogo c'è un altro problema che, sta aumentando sempre di più negli ultimi anni, che è legato alla, competizione crescente. Mi spiego. I rifiuti stanno diventando una risorsa nel mondo. Valgono sempre più soldi perché ci siamo resi conto che all'interno di ciò che buttiamo ci sono dei materiali che sono molto importanti e quindi i grandi, capitali, le grandi industrie del riciclaggio e in generale del mondo industriale, hanno iniziato a mettere di nuovo gli occhi e le mani sui rifiuti. Per cui i riciclatori per loro sono dei competitor, qualcuno che deve essere mandato via dal sistema. E quindi, soprattutto in paesi, per esempio quelli del sud del mondo, sono sempre più marginalizzati, vengono, magari perseguitati, subiscono intimidazioni. Il fenomeno dei riciclatori informali, che è molto diffuso e anche più istituzionalizzato nel sud globale, adesso è un tema, è un fenomeno che si sta diffondendo anche nel nord globale, nei cosiddetti paesi sviluppati e anche quindi in Europa. Questo sta succedendo perché innanzitutto ci sono, negli ultimi 15 anni abbiamo visto dei grandi flussi migratori che hanno portato tante persone a venire in Europa e nei paesi sviluppati in generale. In secondo luogo, i paesi come l'Europa si sono impoveriti. Sono aumentate, se vogliamo, le modalità di lavorative informali con cui le persone cercano di sopravvivere. E quindi anche in Europa, nelle nostre città, stiamo cominciando, in particolare nelle grandi città, stiamo cominciando a vedere queste persone che frugano nei cassonetti e che fanno esattamente questo, cioè tirano fuori i riciclabili da rivendere in nero nell'industria informale. E questo sta avvenendo in molte città, soprattutto nelle più grandi città europee. Una città su tutte in cui possiamo vedere questo fenomeno è la città di Barcellona, dove è stato stimato che ci sono nella regione quasi 100.000 riciclatori informali, però questo fenomeno è stato studiato e lo stiamo osservando anche in altre città come Parigi, come Berlino, e anche in città italiane come Torino e Roma. E il mio obiettivo nei prossimi anni con la mia ricerca sarà proprio andare a studiare questo fenomeno nuovo, cioè andare a studiare, a osservare come i riciclatori informali sono diffusi nelle nostre città, nelle città europee, che ruolo giocano nelle nostre
nel nostro sistema del riciclo e anche in che modo subiscono delle ingiustizie ambientali, in che modo sono marginalizzati e in che modo quindi si può migliorare la propria vita.